Allora parte dalla provincia di Como la campagna regionale di Rifondazione Comunista contro la sanità privatizzata, che è un processo sia a livello, che avviene a livello nazionale che a livello locale. E noi per testimoniare questo processo abbiamo preparato una mostra, che non è una mostra di pura propaganda, ma che analizza anche con grafici il perché della distruzione della sanità pubblica. Siamo partiti da due problemi molto popolari e molto gravi, che sono, primo, le liste d'attesa. Le liste d'attesa in Lombardia, ma in tutta Italia, sono uno scandalo. Tu vai con una ricetta e questo esame ti viene procrastinato per giorni molto, molto lunghi. E la causa delle liste d'attesa è il fatto, prima di tutto, che non c'è assolutamente un controllo dell'intramegna. Nel senso che se tu vai allo sportello e sai che la visita ti verrà fissata dopo un anno, chiedi timidamente, ma si può fare prima? Certo, si può fare prima con una visita nell'intramegna pagata. Allora, noi pensiamo che l'intramegna vada assolutamente abolito e comunque molto controllato. L'altro elemento che diciamo così favorisce l'accesso al privato è il fatto che stanno nascendo un sacco di ambulatori privati non convenzionati, dove lo stesso esame costa molto meno di quanto viene rimborsato dalla regione agli ambulatori. Quindi alla fine una persona che ha un po' di soldi preferisce avere l'esame subito e magari fare le cure poi convenzionate dopo. Questo taglia, secondo me, le gambe a quelli che i soldi non ce l'hanno, che che rinunciano alle cure. Qua non c'è il pannello dove c'è tante persone che rinunciano alle cure o le rimandano. Queste malattie gravi vuol dire avvicinarsi alla morte, perché uno ha un tumore, deve fare un esame, magari una gastroscopia, non la fa subito e dopo quando la fa, quindi è una cosa molto grave. Quindi noi pensiamo di raccogliere anche tutte le persone che sono d'accordo con questa nostra impostazione, che è un'impostazione molto scientifica, che parla di dati e va a indagare le cause di questi dati, che sono i tagli a livello nazionale e a livello locale, e poi la privatizzazione della sanità pubblica.